Ma io veramente ho un contratto col Cagliari, però comunque questo non preclude, diciamo, un eventuale cambio di banchina, o Roma o non Roma. Insomma. Per la questione tecnica si vedrà, intanto la Roma ha risolto finalmente i problemi societari, ma non altrettanto le lacune che ne hanno caratterizzato sin qui il campionato. Balbettante in difesa e poco lucida in zona gol, la squadra di Boskov si presenta così al cospetto dei nuovi padroni del vapore giallorosso e ad un'Atalanta ben disposta in campo e pronta a colpire in contropiede. Il ritmo iniziale non è vertiginoso, ma le occasioni non mancano. Piacentini al 18° spara sull'esterno della rete. Il gol del vantaggio romanista arriva un minuto più tardi. Giannini in area di rigore stoppa di petto e con eleganza batte Pinato tra le proteste dei difensori bergamaschi per un presunto fallo di mano del capitano giallorosso. L'Atalanta tenta una reazione, qui Magoni sfiora il palo dal limite, ma è la Roma a rendersi ancora pericolosa e per due volte reclama un calcio di rigore, prima per un atterramento di Rizzitelli, poi per un placcaggio di Montero su Aldair. Nel capovolgimento di fronte al 33° l'Atalanta trova fortunosamente il gol del pareggio con Alemão, che di testa mette in rete sulla corta respinta di Petruzzi. La Roma però non si abbatte e si riversa nell'area avversaria sfiorando il gol in diverse occasioni. Qui è Montero a liberare con il portiere ormai battuto. Ma al 44° la Roma capitola. Mihajlovic sbaglia il rinvio e mette in moto Alemão, pronto il servizio per Rambaudi, da questi a Perrone che non perdona. Il primo tempo si chiude con questa parata di Cervone su Ganz e con i fischi dei tifosi della Roma indirizzati soprattutto a Mihajlovic. Nella ripresa, dopo 9 minuti, Boskov inserisce Carnevale per dare più peso all'attacco. Al 12° Pinato para bene su Rizzitelli e non è da meno il suo collega Cervone dopo 1 minuto su Ganz. Il portiere giallorosso si ripete al 25° uscendo sui piedi di Alemão. L'Atalanta pensa di avercela fatta, ma al 46° arriva il gol del pareggio di Rizzitelli, lasciato inspiegabilmente solo in area di rigore. Finisce 2-2, Marcello Lippi crede ancora in un posto UEFA, mentre Boskov è già con il pensiero rivolto alle finali di Coppa Italia.